della soggettività sensitiva, ma è il primo romanzo italiano che ha come argomento la Taranta. E ha detto da De Sio che l'ha scritto anche per dare una risposta ai ragazzi che parlano la pizzica ma non sanno cos'è il Tarantino. Adesso mi fanno una cosa di cucina. E lo dico la mia idea, la cosa che sto proprio sempre nel mondo, con la protezione di Tiziano Tristano, sulla malattia, e dico Franceschina, che poi si aggiunge una giornalista, vuole un'America, nasce. Avevo 20 anni, che è la storia del collettivo bolognese all'epoca del impegno politico. Nasce la politica, tanto sono andata in cultura, e nella sua storia, così il nostro autore sogna, e più sogna di diventare giornalista. E tu dici, sogna, e più sogna di diventare giornalista. Del resto ci troviamo in America, non siamo neanche predestinati al sogno. Però quello che è interessante di questo libro di Franceschini, che dentro di lui c'è, ma c'è una voce che non dimentica le sue radici e lo richiama alla voce più provinciale, che lo richiama alla prova del mondo, quasi a rammentargli che il figlio, come è finito, da un momento all'altro potrebbe cessare. Allora, per gli anni 69, Dante ha preso il perdono per la cura dell'inferno di Milano del 69, che non contrario a tutto quello che è successo. Chiara Grau, titolo di Dana, il libro che è uscito, racconta un gruppo di operai alla fine della volta. Maria, con le sue dita sottili, eleganti, sapeva benissimo fin dall'inizio che studiare il pianoforte non era una cosa da poter fare. Dita da dattilografa era andata a dire. Tuttavia è costretta a fare operai. Operai che era bastata con la parola, frasi musicali, fosse più osservato, come una bambina piccola. Pensare, perché? Quello ha detto, ma come fanno a pensare? Era stato d'attimo. L'operaia francese, l'operaia. E le scuole non fate. Margherita Ghilardi conclude il ciclo con un secolo di 150 racconti di 50 scrittrici italiane da Daniele, insieme a lei. Ci sono tutte. E saranno presentate da sarà presentata da Enzo Lurino, la sua reina, dove è presente un mondo e aperto la sua storia. Io ritengo di essere stata molto noiosa, una persona grande, e volevo raccontarvi il più possibile. Scusate.